Agretti 6, buonissime e ricche di preziosi nutrienti, le barbe di frate sono un'ottima alternativa per un contorno sano e di stagione. Arance 5,5, ormai volge al termine la stagione delle arance italiane, comunque alta la qualità delle bionde spagnole. Asparagi 7, trionfo di asparagi veneti con le eccellenze trevigiane bianche e verdi che popolano il mercato con alta qualità e varietà. Banane 6,5, frutto esotico ma ormai presente tutto l'anno sui banchi dell'ortofrutta, la banana è un'ottima merenda per i vostri bambini. Cipolle fresche 7, ottime le cipolle fresche da affettare e consumare nelle prime insalatone di stagione per portare in tavola i sapori primaverili. Erbe spontanee 7,5, prodotto primaverile per eccellenza, sono il simbolo della natura che si risveglia, da cogliere o comprare dal vostro fruttivendolo. Fagiolini 5, primizie di stagione, fate attenzione alle provenienze perché la maggior parte arriva dall'Africa, primissimi arrivi anche dalla Sicilia. Finocchi 6,5, da consumare crudi in pinzimonio o cotti brevemente al vapore, i finocchi del centro-sud Italia sono saporitissimi, portateli in tavola. Fragole 7,5, frutti di stagione per eccellenza, le fragole sono da acquistare e da consumare quotidianamente, ricche di ferro e di sapore. Insalatine sfuse 7,5, freschissime e saporite da acquistare a manciate giorno per giorno dal vostro fruttivendolo di fiducia, ottime le misticanze. Lattughe 8, gentile cappuccia brasiliana da acquistare in abbondanza secondo i propri gusti, ottima base per le insalatone miste. Pomodori 6,5, arrivano i primi pomodori da Calabria e Fondi, resta sempre alta la qualità di quelli siciliani, in primis costoluti, datterini, ciliegini. È un frutto tipico della primavera, quello che domina il mercato nelle ultime settimane, freschissimo italiano, stiamo parlando della fragola. Dal punto di vista strettamente botanico, le fragole non sono dei frutti, infatti il ricettacolo carnoso e saporissimo che mangiamo contiene centinaia dei veri frutti della piantina di fragola. Sono i piccoli acheni giallo-bruni che costellano la superficie e che al loro interno custodiscono il semino. La fragola è comunemente considerata il frutto simbolo del gusto, della tentazione e della freschezza. Con il suo colore rosso intenso può presentare forme variabili, dal rotondeggiante della varietà camarosa al cono della candonga e ventana. Le antenate delle fragole che acquistiamo oggi sono le fragoline di bosco. Questi piccoli frutti sono caratterizzati da un sapore molto intenso, dalle dimensioni ridotte e da un'estrema delicatezza. Furono i botanici francesi del Settecento che, incrociandole con varietà provenienti dalle Americhe, ottennero l'ibrido vincente. Tutte le varietà che consumiamo oggi arrivano da questo felice incontro. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.